E poi, insomma, tutto questo orchestrato da Giancarlo, che è una persona che non ha mai lasciato idealmente il mondo dei giovani, che, insomma, prima di essere un regista, proprio un grandissimo amico e con il quale abbiamo pensato di realizzare questo film già 2 anni fa, è una cosa alla quale abbiamo tenuto molto, ci abbiamo lavorato molto, siamo rimasti uniti, poi ci siamo trovati così a battere il primo ciak dicendoci quasi oddio ce l'abbiamo fatta, è strano, però insomma sì, ce l'abbiamo fatta. Oggi poi è l'ultimo giorno delle riprese, perciò siamo tutti un po' stanchi, perché in realtà abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato molto di notte. Il mio personaggio si chiama Sole, è una ragazza che sta vivendo un periodo molto particolare, perché quando iniziamo a raccontare di lei ha un rapporto molto difficile con sua madre e questo l'ha portata ad una sorta di anoressia, quindi un disturbo alimentare che però è relativo ad una condizione psicologica che non la soddisfa, che non la fa star bene. All'interno della storia che noi raccontiamo, lei incontrerà un ragazzo che si chiama Pierpaolo e che è interpretato nel film da Ludovico Fremon. E questo Pierpaolo la porterà in un gruppo di amici che hanno un hobby particolare. Lei, grazie all'amicizia con questi ragazzi, al loro modo di prendere la vita, al loro modo anche di affrontare le difficoltà, riuscirà a scoprire se stessa, a liberarsi da tante piccole cose che l'hanno, tra virgolette, costretta in questa condizione di disagio. Questo film mi è piaciuto molto farlo, perché in realtà ho scoperto un nuovo mondo di cose, di modi di comunicare diversi, ho scoperto la filosofia che c'è dietro a questo mondo, che è questo che sta dietro a me, che è il mondo dei writers, che è un mondo fatto di persone che in realtà vogliono comunicare delle cose al mondo e lo fanno tramite appunto i disegni, che sono delle forme d'arte contemporanee. Io credo che insomma, se si dovesse parlare, come a noi attori è capitato, con The Writers, si capirebbe qual è il loro obiettivo nella vita, la possibilità di rendere manifesti degli ideali dietro ogni tag, quindi dietro ogni firma, dietro ogni pezzo c'è un valore, trasmettono un valore. In realtà il nostro gruppo di amici trasmette dei valori molto pacifici. Io spero che questo comporti anche un migliore apprezzamento da parte del pubblico che andrà a vedere questo film, da parte delle persone, di questa forma d'arte. Sono cosciente che ci sono luoghi e luoghi dove fare queste tag e noi vorremmo anche che si capisca questo, che si intenda questo, che ci sono degli spazi appunto che sono così un po' più urbanisticamente forse adatti a questo e all'interno dei quali appunto vive questa cultura suburbana, che è una cultura fatta appunto di giovani sani e che sono febbricitanti come i nostri protagonisti. Quando ho accettato di fare questo film, in realtà non avevo ben idea di che cosa significasse questo mondo. Insomma, io vedevo le scritte sui muri, le chiamavo scritte, non le chiamavo ancora pezzi, non sapevo che cosa fossero le tag. In certi momenti ne scoprivo la bellezza, non so, per esempio appunto il villaggio globale o in altri luoghi dove queste tag, questi pezzi sono di colore, in realtà esprimono la vita, esprimono la gioventù. E non avendo mai avuto contatti con questo mondo nella mia vita privata, mi sono avvicinata a questo film grazie anche e soprattutto a Giancarlo Scarchilli in un modo vero, nel senso che abbiamo avuto con noi dei collaboratori, insomma, ragazzi che hanno fatto i pezzi per noi sono dei writers veri, quindi noi ci siamo fatti raccontare da loro la loro vita, abbiamo scoperto che in realtà di notte vanno in giro come se fossero dei ladri, ma vanno solamente a fare dei pezzi e lo fanno con una metodicità e anche con una volontà di fare sempre meglio, di arrivare sempre più in alto, di farsi sempre più riconoscibili, di rendersi visibili al mondo. E quindi ecco perché magari nel nostro film si parla di non si è mai taggato così tanto in alto, oppure quello è il The King dei writers, perché ci sono delle forme che appunto che vorrebbero essere in un certo senso potenziate. E raccontando il mondo dei writers ovviamente vieni a conoscenza anche di queste cose qua e scopri un mondo di persone che sino ad allora le vedevi scritte sui muri e poi dietro alla scritta scopri la persona e anche un po' i valori e gli ideali che vengono trasmessi. Sostengo la questione. Qualcos'altro? Sì, no, se no poi mi rompe nel cazzo. No, scherzavo, mi sono trovato bene con Giancarlo, è una persona bravissima che lavora molto con gli attori
E gli auguro ogni bene perché sinceramente è una persona che, oltre ad essere regista, è una bella persona. Cristiana la conosco da tanti anni e mi sono trovato come sempre, molto bene, tranquilli proprio sul set. Ludovico Fremon l'ho conosciuto, questa è la prima cosa che faccio con lui. Con lui confermo completamente che è un matto proprio. E quindi, no, però ci siamo divertiti parecchio. Mattia Braccialarghe, vabbè, già lo conoscevo, stavamo nello stesso quartiere, insomma, ci conoscevamo. E Daniela De Angelis è giovane, ma... Cioè, giovane, ha 18 anni, ha 2 anni più di me, che... Però veramente, io poi dividevo una cosa, il camerino con lui e mi sono trovato bene, con tutti quanti. Poi la troupe molti già li conoscevo, altri no, e quindi comunque è stato veramente lavorare, si dice sempre la stessa cazzata, è stato lavorare veramente, era come stare in famiglia, cioè con gli amici, però è così, io c'è niente da fare. Poi sicuro fra un mese se sentivo manco più, però per adesso è stato good. Sto stufo di fare queste cose dove, cioè, poi guardi le interviste e tutti quanti no, ma io sono stato da paura perché comunque, cioè, è bravo, è una bravissima attrice, è un bravissimo attore, responsabile. Allora parlerò male di tutti. Allora Giancarlo, sì, mi sono trovato bene, però cioè alla fine la solita cosa, vai là, fai la scena, visto e rivisto. Con Cristiana Capodondi, la solita aria, sta lì, io sono Cristiana Capodondi e voi siete in cazzo, è su e giù, quindi non mi sono trovato bene. Ludovico Fremont è un matto, Ludovico Fremont credo che abbia grosse turbe psichiche. E per quanto riguarda quel ragazzino che fa Emiliano, si chiama Daniele, come si chiama? No, davvero, come si chiama? De Angelis, Daniele De Angelis. Sì, bravo, ma non arriva proprio, cioè, non è nessuno. E poi ci sta invece uno che è veramente forte, e che è quello che fa Bronx, che si chiama Mattia. Quello è forte. Per il resto un set di merda, gente che proprio, cioè, che ha fatto il film con i piedi proprio. Questo penso di questo. Chiedi, parole sul mio personaggio. Allora, Alex è un ragazzo comune, come tanti, è un ragazzo di 20 anni che sogna di fare il grafico pubblicitario e diciamo che studia in strada, nel senso che va in giro, fa graffiti e oltre a comunicare qualcosa che ha dentro, impara a disegnare. E fa parte di un gruppo di amici che sono Pierpaolo, Emiliano, Luca, che sarebbero Bronx, Love e Toe. E niente, vanno in giro a fare quello che fanno molti ragazzi di questa età. Vanno in giro e scrivono il proprio nome. E poi ci sta Sole, il personaggio di Sole, che conosce Pierpaolo, che si innamora di me. E praticamente poi che ho detto? Chi detto, poi sta zitto. Morirà di questa Sole, ma non sa come dirlo al proprio amico, quindi diciamo che è un personaggio in cui crede, che ha dei valori, che crede nell'amore, che crede nell'amicizia ed è combattuto tra questi due sentimenti. A un certo punto si troverà al punto di dover scegliere e scoprirete che scelta farà. E sul niente, non posso fare altro che essere portabandiera di questi colori, perché nel senso che comunque c'ho molti amici che lo hanno fatto. Quando ero più piccolo mi ero avvicinato anch'io a queste cose, poi io ho lasciato perdere per altre cose più importanti, come può essere il calcio, come può essere e niente, che te devo dire. Credo che sia. Che a me piacciono, cioè mi è poco da dire, a me piacciono. Quando li vedo per strada rimango affascinato, mi piace guardarli, mi piace capire perché, soprattutto io mi chiedo ma perché fanno queste cose. Che è quello che secondo me la gente non si chiede, l'indifferenza, che è la cosa più brutta che ci sta. Cioè tu cammini, vedi una persona che muore e ti chiedi ma perché muore questo?
E quindi cammino, vedo una cosa fantastica, un'opera d'arte, e dice: ma perché? Oltre a dire che è bello, ma perché lo fanno? E quindi io sostengo la questione. Qualcos'altro? Sì, no, se no poi mi rompe nel cazzo. No, scherzavo, mi sono trovato bene con Giancarlo. Mattia, ci sono stato in camerino 8 settimane, abbiamo avuto un rapporto praticamente simile a marito e moglie, quindi ci insultavamo a vicenda, ma sempre con il sorriso di sottofondo, quindi in realtà non è mai stata, come dire, pesante questa nostra... Queste nostre battutacce, anzi, bello, è stato molto bello poter condividere il camerino con una bella persona come lui, anche a livello umano. E poi, grande, mi è piaciuto. Primo, figurati, è arrivato come dice lui, il capitano con la fascia, no? Il numero 10 dietro, ma sta zitto, ma falla finita che sei un bambacione. No, però sei bella persona. E anche a livello professionale, sono rimasto molto colpito da te. E bravo Primo, mi sarei immaginato uno stronzetto un po' di questi qua che se la tirano come sei, però in realtà sei una bella persona e mi piace. E poi niente, ci sta la nostra mascotte Danielino, grande Danielino, bella testa, mi piace come ragiona quel ragazzo. Poi bravo, avevo preso per il culo una cifra, però è perché li volevamo bene un po' tutti quanti. E quei ricciolini erano molto interessanti, sai. Poi niente, poi c'è Cristiana. Non me la immaginavo così, me la immaginavo completamente diversa, con altri atteggiamenti, tutta un po' sulle sue, invece sì. Cristiana me la sarei immaginata completamente diversa, me l'ero immaginata completamente diversa. Anche lei, sono rimasto colpito dalla sua personalità, dalla sua persona. Mi è piaciuto lavorare anche con lei. Quindi, in finale, per concludere, è stato molto bene. Ho instaurato dei bei rapporti umani, professionalmente anche, e sono molto felice di questa cosa perché veramente è un lavoro così è difficile magari spesso instaurare dei rapporti. E questa è una macchina che passa, c'è stato tutto, mancano gli aeroplani, gli elicotteri, un carro armato, abbiamo finito. Poi niente. Vado? Allora, il mio personaggio, come dice Giancarlo, è il personaggio più complicato di tutta quanta la vicenda. Ed è vero. Ho avuto un po' di problemi ad impostarlo inizialmente. Poi però, visto che Giancarlo è una grande persona, e mi ha aiutato molto in certi momenti un po' di, come dire, in cui perdevo un po' questa linea di personaggio, mi si faceva riavvicinare molto, in maniera molto delicata, perché è una persona che parla molto alle persone, lui che chiede consigli e passa il treno. Quindi adesso aspettiamo che passa il treno, giusto? Ma poi era carina, cioè se ce la vuoi ripetere pure la cosa del gorilla, secondo me era carina. Ok, se vuoi, Ok, niente, dicevo che Giancarlo comunque è una grande persona, a livello umano, paziente, meticoloso, maniacale anche, però mi piace questa cosa sua perché sono un po' anch'io così, un po' perfettino in tutte le cose, se ne frega un po' dei tempi e vado esclusivamente al prodotto e alla qualità del prodotto. E niente, quindi Pierpaolo comunque è una persona molto, come dire, molto strana, anche come personalità, quindi complessa, quindi difficile da inquadrare, sia per me che lo faccio, che credo anche un po' per le persone che poi insomma osserveranno. Questa invece è la CEA, finito. Niente, appunto, per Paolo è abbastanza complesso, quindi anche per me che lo faccio. Spero risulti il mio lavoro, insomma, spero che insomma la gente capisca che era abbastanza complicato. E poi niente, ho studiato molto, anche perché sono una persona molto, ripeto, meticolosa anch'io, mi ci metto d'impegno a provare, riprovare, per renderlo il più naturale possibile. E
Niente, io ho avuto modo di potermi avvicinare anche un po' a Pierpaolo, magari studiando determinate cose in base a corsi che ho fatto, a scuole di recitazione. E poi ho copiato molto in realtà da un grande, che è Marlon Brando. Per questo non mi voglio mettere allo stesso livello, anzi, so di essere veramente lontano anni luce dalla sua bravura. Però diciamo che ci provo a essere bravo. E niente, ho visto un suo film in cui lui aveva parlato appunto in un backstage. Per fare questo personaggio si era avvicinato molto alla fisicità e all'atteggiamento esteriore del gorilla. E niente, io ho ripreso determinate cose perché questo personaggio comunque all'interno di questa aggregazione si sente un po' il boss, diciamo, no? Un po' il capo, per diversi motivi, insomma, perché ha meno problemi economici, quindi può pensare ad altre cose, ha più sicurezza, e quindi volevo dargli quest'aria più sicura, più disinvolta, quando in realtà è tutto il contrario di quello che è, poi, perché non si espone mai, anche in amore non si espone. Infatti questo è il guaio, fondamentalmente, credo, anche un po' di Pierpaolo, che poi lo porta ad avere una delusione abbastanza notevole in amore, in questo film appunto. Poi niente, ci sarebbe molto da dire di questo personaggio, però non voglio ammorbare. Ci sono tante cose che dovrei dire di questo personaggio, ma sono più delle riflessioni mie e mi sembra fuori luogo in un backstage, anche perché altrimenti fra altri 3 secondi cambia traccia e fa vedere l'intervista di quell'altro, quindi vado avanti. Niente, allora, poi niente, Giancarlo, ne ho detto, è veramente chapeau Giancarlo, sono stato molto estasiato e non esagero, perché mi ha dato questo lavoro difficile, è stata una prova per me abbastanza difficile da sostenere, però col suo aiuto, insomma, è stato anche più facile di quello che era in realtà. Quindi veramente molto grande Giancarlo. E poi i writer, allora. E poi i writer, allora. Io di mio un pochettino so disegnare, quindi qualcosina a livello grafico sapevo farla, però è tutta un'altra cosa. Saper mettersi di fronte a un muro e disegnare è tutta un'altra cosa, cambiano le prospettive, cambiano tutte le linee. Infatti ho provato ogni tanto, non dico dove, altrimenti mi vengono sotto casa ad arrestare, con le bombolette a fare qualcosina. E difficile, ho fatto delle merde allucinanti, ho fatto degli sgorbi allucinanti, però ho cercato più che altro di osservare le loro movenze, un po' il loro, diciamo così, movimenti ricorrenti prima di, durante di, durante, insomma, durante, un po' emozionato, scusate. E poi vabbè, e poi questo è quanto. Sono stato molto felice, sono un po' speechless, sono un po' bloccato con le parole, perché è l'ultimo giorno oggi e quindi tutta una serie di cose che ho visto e ho vissuto, non lo so, mi hanno lasciato comunque qualcosa di molto bello dentro, e quindi sono un po' emozionato, sono un po' trattenuto in certe cose. E poi niente, sono molto felice di tutto questo, veramente. È stato stancante, però felice. Mi sento bello pieno di cose nuove, ho imparato tante cose nuove, questo sì, ed è un'ottima cosa. Ok, 3, 2, 1, basta. Sono Daniele De Angelis e ho 18 anni. In questo film interpreto Emiliano, che è un ragazzo, anche lui insomma diciottenne, che è innamorato della, che ha questa grande passione per i writers, per la leggenda che gira intorno ai writers newyorkesi, ma anche, diciamo, i writers sono strani, quelli italiani, perché ce ne sono parecchi, eh. E, diciamo, il personaggio è caratterizzato da una grande tenerezza che emerge soprattutto nel rapporto che ha con la sua piccola fidanzatina e con anche col rapporto che ha con gli altri, con gli amici. È un po' più ragazzino, un po' più piccoletto, il piccoletto del gruppo, è anche un po' sbeffeggiato e preso in giro dai suoi amici più grossi, più grandi, meglio che grossi. Dunque, come dicevo,
diciamo, all'interno, a differenza degli altri, è quello che si sofferma un po' di più proprio sulla leggenda, su tutti i punti leggendari, anche per questo gli altri lo prendono un po' sotto gamba. Narra la leggenda di Cosmos, uno che viaggia sul tetto dei treni, che però sarebbe morto alla prima galleria se fosse esistito veramente. E poi dice anche di un certo treno nero, che un treno che attraverserebbe tutta quanta l'Europa e che nessun Riders sarebbe mai riuscito a taggare, tutte cose che, diciamo, a cui nessuno crede, invece lui spererebbe veramente che fossero vere. Tutti i congiuntivi che... ho scelto una linea proprio facilissima da seguire, congiuntivi e condizionali. Dunque, per quanto riguarda in generale il film, è stata un'esperienza sicuramente nuova, perché diciamo, c'ha questa sfumatura di azione della tensione che c'è quando questi ragazzi vanno a fare i loro pezzi, una volta su un treno, una volta in cima a un palazzo, e all'interno di depositi super vigilati. Quindi è stato interessante, è stato divertente comunque scontrarsi con questo pathos che dovrebbe regnare un po' in buona parte del film, durante tutte appunto le scene in cui i ragazzi vanno a fare le loro missioni. È stato un po' stancante, perché è un film quasi tutto ambientato di notte, quindi queste 3 settimane di notturna sono state abbastanza pesanti, si vede dalle occhiaie che riportiamo tutti quanti. Il rapporto col regista non è... Ecco, i compagni, tutto bene, veramente tutto bene, ci amiamo, ci vogliamo bene. Allora, Primo Reggiani dovrebbe morire di una morte violenta No, allora... Ci siamo trovati bene, a parte gli scherzi, ci siamo subito affiatati, ci siamo presi in giro tutto il tempo, ma con molto affetto, sempre, sempre molto affetto. Hanno cercato, diciamo, di imporre la loro presenza, di magari mettermi un po' in ombra, sai, quando c'avevo i primi piani loro mi facevano ridere dall'altra parte, però sempre di quel talento di cui parlavo pochi minuti fa, no, quello internazionale, che prima o poi emergerà. No, grazie a quello comunque io ne esco bene da questo film, ne esco molto bene. Ci sono stati, ci sono stati atti di nonnismo, questo è una cosa che mi dispiace, perché insomma siamo grandi, siamo gente matura, la leva obbligatoria non c'è più, il militare, cioè queste cose veramente, queste scene marziali sono state veramente terribili. Io, povero diciottenne, contro 22-25 anni, chiuso in bagno, però poi mi sono vendicato. Dovete sapere che noi abbiamo il bagno con la chiavetta, no? Però la serratura sta sia da una parte che dall'altra, quindi basta una disattenzione, tu entri, fai pipì credendo che il tuo compagno ti voglia bene, e invece toglie le chiavi e le mette dall'altra parte e tira 2-3 mandate. Però grazie a Dio abbiamo praticamente le pareti molto spesse dei camerini, quindi ho chiamato Cristiana Capodondi, che mi è venuta a salvare. Poi però c'è stata una piccola vendetta, sì, mi sono limitato a mettergli il sapone nel cestino, lui non riusciva ad aprire nulla, perché io volevo spezzare una lancia in favore dei cestini, perché no, siete bravi, quella pellicola è fantastica, che poi noi con i costumi di scena, no? Ogni volta che andiamo ad aprire esplode, ci sono tutte le macchiette, tu le trovi, allora poi i costumisti si incazzano con te perché dicono, ah, vedi. E io gli ho messo il sapone, così lui non riusciva a aprire pure la Coca-Cola, è stato divertentissimo. E poi l'ho richiuso in bagno, perché io, sì, subisco ma reagisco pure. Altro? Qualcosa di piccante, sempre più piccante di... Dove fa la voce di tutti i... Il rapporto col regista non è assolutamente negativo, è un rapporto molto aperto. Io, diciamo, proponevo e lui negava, cioè io chiedevo, ma è possibile giocarlo, si può fare questo? No, e io dicevo, va bene, giocarlo, facciamo che decidi tu. Abbiamo anche fatto parecchi incontri prima del set, per insomma, perché lui mi ha detto, senti, poi tu mi puoi proporre delle cose, così io te le boccio subito. No, a parte gli scherzi, è stata una cosa
diciamo, do ut das. Lui metteva la, diciamo, la, l'input e io cercavo di colorarlo con via. Il rapporto con il regista è stato piuttosto positivo, devo dire la verità, mi sono trovato bene. Tutto sommato abbiamo avuto un rapporto biunivoco, nel senso che lui dava... Perché non riesco a uscire da sta cosa, capito? No, io odio il regista. Lui, ogni cosa che io proponeva, lui me la negava. Il personaggio lui l'aveva scritto così sulla pietra e io non potevo farci nulla. Appena potevo uscire lui mi tagliava le gambe, dava le bacchettate. Quindi sono, diciamo, ho dovuto concentrarmi tantissimo per entrare in questo Emiliano che da me differisce moltissimo. Però, dato le mie grandissime doti che nei prossimi decenni sicuramente emergeranno con capolavori anche internazionali, sono riuscito, diciamo, a mettergli i piedi in testa senza che lui neanche se ne accorgesse. Di che altro parlo? Sì, sì, io vorrei qui fare un appello se a tutti gli attori emergenti. Allora, uno, non andare a vedere questo film. Due, se incontrasse, se nella vostra vita doveste incontrare un uomo con la barba e un cappello, a parte la sua figura sul set è alquanto fa quasi paura, capito? È un po' misteriosa. Tu lo vedi arrivare con questo cappello, con la sciarpa e l'impermeabile, sembra un po' Jack lo Squartatore degli anni 2000, capito? Se, poi è alto, c'è questa imponente figura nera che ti fa: no, senti, sì, ma ho capito quello che vuoi fare, però no, ti sto dicendo, infatti non è che ti sto dicendo, per me va bene, però no, diciamo no, che tu fai quello che ti dico io, perché è meglio. No, ma ti sto dicendo, infatti non è per, ti sto spiegando. Fammi pensare. Ah, una cosa che purtroppo devo dire è che il backstage ha fatto flop. Cioè, sono stati di un'invadenza mostruosa. Non ti potevi girare un attimo, che ti trovi questo binocolo davanti. Era piuttosto spiacevole, devo dire la verità. Uno non poteva neanche fare una puzzetta su un bidone, che subito arrivava lui che ti guardava. Cioè, non era bello. Questa dovrei accettarmi che la cancellassi. Tu lo sai che è la volta questa cosa, sì. Chi la monta? Noi. Quindi sicuramente non la trovo da nessuna parte. Però vai, continua a parlare. È vera questa cosa? Sì, la cancelli, quella della puzzetta. Senti, poi... No, sì, però aspetta, cioè, c'è il catering che praticamente tu dovevi cercare di finire quello che ti davano nel cestino, perché sennò te lo ritrovavi il giorno dopo nel panino, questo era proprio sicuro. Quindi o lo buttavi o dicevi: vabbè, senti, mi dispiace per i bambini poveri, ma beati loro che non ce l'hanno, perché sennò poverini. E qualsiasi cosa butti te lo ritrovi poi nel panino il giorno dopo, e per questo pure l'aerofagia di cui poi sicuramente mostreranno il filmato dopo questa affermazione. Ora vai col filmato. Che altro punto devo toccare esattamente? I compagni. Il film vuole raccontare una realtà che magari non tutti prendono sul serio. Per carità, sono comunque dei teppisti, perché diciamo agiscono secondo illegalità, però lo fanno seguendo una certa vena artistica notevole, diciamo, che cercano di rendere più colorata la città. Poi ditelo a quelli che glielo fanno sul muro di casa loro, però, come reagiscono ai writers o queste linee artistiche molto, molto, molto romane, direi, molto, molto romane. Vorrei che questo fosse cancellato, ma questo proprio sul serio, più di tutti gli altri, più di tutti gli altri. Io non conosco tanto il mondo dei writers, sinceramente. Volevo leggere dei libri, ma poi, perché in notturna giriamo, quindi non l'ho detto. Non ho avuto tempo di leggere i libri sui writers. I writers sono artisti estremi. I writers sono artisti estremi. Cioè, sto però con la scuola, capito? Sì. Io devo arrampicare sugli specchi. Writers, aspetta, silenzio, ricominciamo.
Dunque, questo film insiste anche su una realtà che riguarda il mondo dei writers, i writers romani, che non tutti conoscono, a dire la verità, neanche io. Neanche io conosco a fondo sul serio questa diciamo questi gruppi, queste bande, che poi in realtà quella che noi raccontiamo è una storia vera, una storia di persone realmente esistite. Ci sono nomi di persone che sono nomi, diciamo tag, dei nickname, come li vogliamo chiamare, a base così inglese, dei soprannomi che loro si danno, con i quali si firmano sui muri della città o sui vagoni dei treni. Sono tutti realmente esistiti, quindi è un film reale, un film che parla di giovani, che parla di ragazzi che sono un po' artisti e un po' teppisti, che diciamo a cui piace sentire il brivido dell'illegalità, il brivido dell'azione, il brivido del pericolo, ma che sicuramente a tutti i costi vogliono esprimere la loro arte, perché non è solamente vandalismo quello che fanno, non è sporcare i muri. Poi ci sono due scuole di pensiero diverse, anche proprio due tipologie diverse. Ci sono quelli che semplicemente prendono una bomboletta nera e scarabocchiano e firmano un muro in modo sicuramente poco artistico e anche poco esteticamente poco bello, mentre dall'altra parte ci sono invece ragazzi che colorano sia muri grigi di città sia i treni, ma lo fanno sicuramente perché lo sanno fare, cioè ci sono dei pezzi che sono veramente belli, colorati, che danno un po' di luce alla realtà metropolitana, credo. Allora, io vi posso dire, Bronx è stato un personaggio abbastanza particolare, perché sì, è duro con i suoi amici, è un po' diciamo il cazzarone del gruppo, no? Tende sempre a sdrammatizzare le situazioni, ed è questo fondamentalmente, però poi si scopre che nel film c'ha i suoi problemi comunque. Ha una situazione familiare diciamo particolare, ed è per questo probabilmente che poi si rapporta così con i suoi amici. A me mi calza abbastanza a pennello il personaggio, nel senso che ho dovuto amplificare una situazione che ho sempre visto intorno a me. Il coattello simpatico del rione, della periferia. È questo fondamentalmente. E poi ovviamente c'ha tutte le sue particolarità il personaggio. Certo non è... come posso dire... ma non lo so. Tranquillo, tanto poi immagina che ci sarà tutto un montaggio. Certo, certo. Poi prende tutte le tue paure. Che volete sapere particolarmente del mio magari Super Bronx? sia qualcosa sul personaggio, sia ho detto, ma se ci vuoi raccontare come nasce la cosa. Sorella Gustarello in un ristorante a Trastevere, e lì trovo il regista di questo film, Giancarlo, che diciamo con un qualche stratagemma non mi fa capire che lui è un regista. Io allora vado molto tranquillo a fare due discorsi con lui. Alla fine di queste chiacchiere, diciamo, mi dice: guarda, tu sei perfetto per fare un ruolo di un mio film importante. All'inizio tu mi dice una particina, una cosa da nulla, così. Allora io tranquillissimo, sì, da paura, non mi pare vero. Tutta mia sorella al corrente, non mi dice nulla. È passata in estate, l'ho rivisto, ho fatto questo provino e mo eccomi qua. Insomma, quello che ogni ragazzo potrebbe desiderare, immagino. Fortuna, diciamo. Bravo lui, devo morto. Poi tu c'hai pure tua sorella. Mia sorella è stata fondamentale, lei è da 10 anni che fa teatro, mi ha aiutato in tutto, mi ha aiutato. Da proprio dai fondamentali, appunto, io facevo il cameriere fino a 3 mesi fa. Adesso eccomi qua, insomma. Sì, mi fa strano, mi fa. Anche questa situazione dove siamo mo, mi fa tutto abbastanza strano. E a mia sorella gli devo tutto quanto a Giancarlo. È questo fondamentalmente. I miei compagni, diciamo, mi sono trovato benissimo. È stato anche quello che dopo le prime 2 settimane ci siamo affiatati un sacco. E quindi è andata tranquilla, non c'avevo manco il problema
oddio, andare al lavoro, mo questi, eccetera. A parte Ludovico Fremon che è un chiacchierone. No, scherzo, scherzo. No, sono tutte bravissime. Mi aspettavo che nel mondo del cinema se la sentissero un po' di più, diciamo, fossero un po' più altezzosi, e invece no. Questo mi è piaciuto. Quindi, diciamo, ho trovato tutti buoni rapporti. Ma sì, buonissimi. A parte ogni tanto queste due camere, anche... No, comunque sia... Mi ha detto bene, dai. È un bel set. Cosa è più forte e più spinto? Dai, dai. E Giancarlo, io... Non lo posso che stimo tantissimo. Comunque siamo allevato là da... Dal lavoro che facevo, non che non mi piacesse lì ad Agustarella, è una famiglia, però è un'opportunità questa, e quando una persona ti dà un'opportunità gli sei riconoscente, e in più lui è una grande persona, c'è poco da dire, è questo. E invece per quanto va... Il mio primo giorno di lavoro in questo film è stato abbastanza emozionante, diciamo. Devo fare una scena semplicissima, primo piano della mia mano che citofona, e non riuscivo a metterla dritta, non c'era verso, mi tremava. Provavo, ma mi tremava e si vedeva in telecamera. C'avevo tutte le persone intorno e mi sentivo, oddio, adesso come posso fare? Cioè, Giancarlo mi ha detto, sono perfetto per questa parte, ma a me mi trema il dito, che devo fare? E poi invece è andata benissimo. Il secondo giorno già non immaginavo più che fosse la telecamera, la macchina. Non fosse mai, perché i macchinisti qua mi ammazzano. Non pensavo più a tutta la gente dietro, a tutte le persone che mi guardavano, ma pensavo che fosse una scena. E quello devo morto a mia sorella, appunto a Giancarlo, il regista, che mi hanno messo in una situazione di tranquillità, diciamo. Però non me lo scorderò mai, penso, quel primo giorno. Ma proprio mai. Con tutti voi là dietro che mi guardavate, io dovevo premere quel maledetto citofono e non mi riuscivo. Guarda, insomma, poi sono migliorato, si può dire, su, è andata bene. Mo spero che vada bene sto lavoro, vediamo. A parte il povero Danielino De Angelis, che viene chiuso puntualmente in bagno ogni volta che chiacchiera troppo, e così si impara, va tutto bene, dai, se divertiamo, è questo. È l'importante, dai. Un modo differente di fare arte, comunque sia, è un modo di canalizzare la creatività, no? E quindi, comunque sia, a Roma, chiunque di noi penso conosca, che sia ragazzo, conosce qualche writers, perché è un fenomeno sempre più in espansione. E appunto Matteo, quello che fa i graffiti in questo film, è un ragazzo come tutti gli altri che è bravissimo a disegnare, ha deciso di prendersi qualche sua... Che è un'emozione poi, uno si prepara quasi un mese magari il posto dove andare, il momento in cui farlo e poi tira fuori un po' di se stesso. E in più c'è tutto il rischio dietro, perché sappiamo che insomma dipende dove li vai a fare questi tag, queste scritte. È un bel mondo, io non mi ci ritrovo completamente, però è un bel mondo da scoprire sicuramente. Appunto perché è un fenomeno in espansione e tocca capirlo. Poi è quello che fa il film, insomma, fa capire come quattro ragazzi normalissimi si ritrovano all'interno di questa situazione e di come la vivono. Questo. Fine. Penso che abbiamo toccato. Molto diplomatico, però. No, per quello avevamo dato pure la possibilità che pure di essere meno diplomatico. No. Allora, Vite Spericolate racconta la storia di un gruppo di ragazzi, sono quattro ragazzi e una ragazza sole, che nel film è Cristiana Capotondi, e entrando in contatto con questi ragazzi che sono dei writers scoprirà un mondo nuovo, ma principalmente scoprirà se stessa, quindi la storia di un mutamento da una parte per quanto riguarda il personaggio di Sole nella storia. E per quanto riguarda i personaggi dei quattro ragazzi, sono quattro spaccati di vita diversi, da chi ha una famiglia diciamo tranquilla dietro, chi ha una famiglia un po' più problematica, con una mamma che tende ad avere storie con ragazzi più giovani, ma principalmente credo che sia un po' la sintesi di un'epoca che stiamo vivendo, dove ci sono ragazzi che pur di lasciare un loro segno,
su un muro, su un treno, su un autobus, a volte rischiano come se stessero compiendo un furto o qualcos'altro, ma è soltanto per lasciare un segno, una sorta di testimonianza che ci sono anche loro. E credo che in qualche modo questo è un po' il prodotto di questa società, dove se tu non appari in realtà non esisti. Quindi spesso vengono additati questi writers come teppisti, ma in realtà dietro ci sono ragazzi giocosi, anche per bene, soltanto che non avendo né un'ideologia né un gruppo a cui appartenere o qualcosa, si identificano in questa sorta di diciamo gruppo clandestino, perché poi il mondo dei writers è come il mondo tra virgolette quasi dei partigiani. Allora niente, la cosa che mi ha incuriosito nell'ambientare la storia nel mondo dei writers, perché poi principalmente è una storia di questi quattro ragazzi e di questa ragazza, per cui con i loro sogni, le loro aspirazioni, i loro desideri, per cui Pierpaolo è innamorato di Sole, per cui il suo grande obiettivo, non avendo una famiglia problematica alle spalle, diciamo riuscire ad avere Sole come sua fidanzata in qualche modo. Alex, che ha una problematica diversa perché ha una famiglia assente alle spalle, è cresciuto solo con una sorella ed essendo quello più dotato nel disegno dei quattro ragazzi, per lui la sua realizzazione è nel mondo del lavoro, vorrebbe fare il grafico pubblicitario, e c'è un momento nella storia in cui sembra che ce la stia per fare in questa cosa, ma anche lì poi accade un piccolo incidente e quella che era una grande opportunità per lui finalmente invece svanisce in qualche modo. Per quanto concerne il piccolo del gruppo, Cucciolo, che sarebbe Emiliano, lui è proprio il figlio per bene che tutti vorremmo avere, perché ha i giusti ideali rispetto alle cose, c'è una sua fidanzatina che adora, vuole formarsi una famiglia, fare dei figli, però allo stesso tempo anche lui, pur avendo tutte queste qualità, diciamo, di persona tranquilla, gli piace che comunque star lì a lasciare i suoi disegni, i suoi tag sui treni, sulle metropolitane, sui muri della città, perché senti in quello qualcosa che lo rende unico, speciale in qualche modo. E poi c'è Bronx. Bronx, che è la figura Luca, la storia soprannominato Bronx dagli amici, e il tag che poi si è scelto è quello di Bronx, perché col K, perché fa tipo più tosto, più macio secondo lui, che apparentemente è il personaggio più divertente, quello più scanzonato. Poi ci accorgeremo in realtà che è quello che nella famiglia ha la problematica maggiore, perché c'è la mamma che in realtà spesso tende ad avere storie con ragazzi poco più grandi di lei. All'interno poi di questo gruppo appunto c'è Sole, che è la protagonista della storia, quella che in pratica ci racconterà la vicenda del film, che ha un problema abbastanza conflittuale con la mamma, è di famiglia di estrazione borghese, e un leggero disagio anche alimentare in qualche modo, un fidanzato con cui sta all'inizio della storia. Entrando in contatto con loro è come se fosse cioè un mammifero che di colpo scopre che non è mammifero e che deve camminare, ma è un uccello che deve volare. Quindi nel corso della storia avrà una sorta di sua evoluzione che la porterà poi a prendere delle decisioni molto importanti, gioiose e dolorose allo stesso tempo. Credo che tra le cose che mi sono portato dalle esperienze precedenti, oltre naturalmente normale, la conoscenza del lavoro sull'attore, la conoscenza del montaggio, tutto quello che acquisisci nelle esperienze che hai fatto magari per 20 anni in questo lavoro, ma credo che una delle cose proprio fondamentali e importante poi alla riuscita del film sia stata quello di concepire il set come famiglia. Avendo iniziato fino agli anni 70-80 a collaborare con Sergio Citti e Gassman, l'idea che si aveva in quel periodo, ogni volta che si partiva per un film, era quella di proprio veramente imbarcarsi per un viaggio. Tant'è che io in questi film, collaborando alla regia o alla sceneggiatura, e spesso seguivo tutto il procedimento, per cui facevo i sopralluoghi, stabilivo la scelta degli attori con Sergio o con Vittorio, perché all'epoca non c'erano i cast, l'aiuto regista o il collaboratore faceva anche il cast, seguivo le riprese, seguivo il montaggio, il mixage finale, l'accompagnare in film in giro per l'Italia ai festival con Sergio o con Vittorio in quel momento. E questo era molto bello, era gratificante, perché ti dava l'idea di aver partecipato realmente a un progetto dall'inizio alla fine. E questo non era soltanto, diciamo, nella parte creativa. Io mi ricordo, a volte bloccavamo un attrezzista o un capo macchinista 4 mesi prima, dicendo: guarda, partiamo tra 4 mesi, perché ti sceglievi singolarmente le singole persone che volevi imbarcare nel tuo progetto. In qualche modo è quello che ho cercato di fare anche io in questo progetto.
esempio il rapporto con gli attori, che è fondamentale secondo me, non è che poi te li trovi sul set, a volte li faccio venire a casa mia, stiamo lì, si parla del film, leggiamo insieme le scene, andiamo a mangiare magari in trattoria insieme, ci si vede, cioè creare una sorta di autentica familiarità, ma non per forzarla rispetto al film, perché proprio circola poi questa cosa, quando non è più soltanto un rapporto professionale, che ben venga anche quello, bada bene, non è che deve venire meno quello, però quando c'è un conoscersi meglio, sai anche come usare il linguaggio giusto affinché l'attore poi ti dia il meglio di sé, stessa cosa vale col direttore di fotografia o col montatore, e quindi ti porti dalle esperienze precedenti, che è come se tu ti fossi scelto all'interno dei 10 direttori di fotografia che hai incontrato, i 10 montatori, i 5 attrezzisti, i 12 capomacchinisti, cerchi di crearti una sorta di persone con le quali sai che rispetti molto intanto per le loro qualità professionali e umane anche. Ecco, questo mi sono portato, cioè si cercava non soltanto la qualità professionale ma anche la qualità umana delle persone. Quando ho detto lavoravo sia con Sergio Citti che con Vittorio Gasma, era come degli amici che si imbarcavano per un viaggio in qualche modo, e questo è quello che ho cercato di portare anche in questo film. Tant'è che una delle cose che più ha colpito le persone che venivano a lavorare in Vite Spericolate era l'armonia che regnava sul set. Con Cristiano è nato 2 anni prima che cominciassi a girare il film, perché ci siamo incrociati casualmente in una clinica per la nascita di un bambino di amici comuni, e quando l'ho vista entrare in clinica e l'ho guardata negli occhi ho detto: ma lei è solo la protagonista della storia che ho scritto. Ho cominciato a parlarci e più parlavo con lei più mi convincevo della giustezza della scelta. Abbiamo cominciato poi a frequentarci, a sentirci ogni tanto, e a un certo punto gli ho dato il copione da leggere, lei si è subito innamorata della storia e è diventata la mia più preziosa collaboratrice per certi aspetti, in quanto Cristiana per sua generosità tende a darti tra virgolette consigli su tutto, quindi dai suoi amici giovani attori che ti fa incontrare perché dice: guarda, sulla storia che hai scritto quello può essere giusto per quello per quell'altro, al truccatore, al parrucchiere, al giovane musicista, è una sorta di collaboratore totale del film in qualche modo, e almeno per me e con me è stato così, e ho apprezzato molto questa disponibilità di Cristiana sia come generosità rispetto al film e poi naturalmente la cosa principale nel ruolo di Sole, lì è stato credo un bel rapporto che abbiamo avuto, abbiamo cercato di approfondire il personaggio e di tirare fuori il meglio da Sole, e credo che ci siamo riusciti molto bene, perché lei ha una riuscita fantastica in questo film. Come bellissimo il lavoro che ho fatto credo anche con Primo, perché anche Primo si è reso disponibile ad andare a fondo, al di là del rapporto diciamo professionale, anche con Primo ci siamo incontrati, abbiamo parlato oltre che del lavoro anche delle nostre vicende private in qualche modo, e questo ci ha favorito una sorta di confidenza che ha permesso al personaggio di Alex, secondo me nel film, di tirare fuori delle cose che Primo come attore ha dentro ma che difficilmente in opere precedenti aveva tirato fuori, e qui ha una grande naturalezza, è una potenza di emozioni dentro che tira fuori, che sono molto belle da vedere secondo me. Il lavoro con Ludovico Fremont che fa Pierpaolo è stato totalmente diverso, cioè non c'è stato come con Primo e con Cristiano una confidenza precedente al film. Il rapporto con Fremont è nato proprio nel lavoro, però devo dire che degli attori paradossalmente era quello più sempre concentrato su quello che stavamo facendo, e questo l'ho apprezzato molto da parte sua, anche perché Pierpaolo era un ruolo molto delicato ed era quello più complesso forse dei 5 per certi aspetti, e devo dire che Ludovico ha fatto un grande lavoro e ha fatto una grossa interpretazione. Daniele De Angelis, che fa Emiliano nella storia, è stato quasi imbarcato all'ultimo momento, nel senso che stavo cercando questo personaggio, ormai ero già in preparazione col film da lì a un mese avrei poi cominciato le riprese, e ho visto un manifesto che mi ha incuriosito, per cui sono andato a vedere questo film che usciva, l'ho visto sul film e poi l'ho visto più che altro come di persona, e mi ha subito conquistato per la sua pulizia, ed è una bellissima persona Daniele, cioè proprio ha dei principi molto sani rispetto alla vita, rispetto alle cose, al di là dell'attore, oltre ad essere un bravissimo attore, la cosa che più mi piace di Daniele è proprio come essere umano, è veramente un ragazzo fantastico.
Poi il rapporto con Mattia Braccialarghe, che fa Bronx, è stata proprio la casualità della vita, perché io stavo mangiando in una trattoria sotto casa ed era da mesi che stavo cercando Bronx e non riuscivo a trovare nessuno che mi convincesse realmente. Ho visto tutti i saggi dell'Accademia, delle scuole private, ho incontrato credo 300-400 giovani attori. E chi andava bene per la parte drammatica non andava bene per la comica. Chi era giusto per la comica non c'era quella drammatica o erano troppo macchietta. Quindi non c'era nessuno che mi desse proprio l'emozione di Bronx in qualche modo incontrandolo. E ho visto entrare questo ragazzo in trattoria e salutare una ragazza che lavorava là dentro, che era la sorella più grande, poi ho scoperto, che era Rebecca, che conosco perché è una studentessa universitaria che ogni tanto si guadagna dei soldi lavorando in trattoria. E sto ragazzo c'ha 19-20 anni, c'era qualcosa che mi ha colpito e incuriosito, al che ho detto a Rebecca, ma chi è? Dice, no, è mio fratello. Dico, aspetta, davvero, fammici parlare un attimo. Lui si è seduto al tavolo con me, ci ho parlato un quarto d'ora, lui si era appena diplomato, si doveva segnare all'università. E niente, per cui da quel primo incontro poi ci siamo incontrati altre 2 o 3 volte e alla fine ho deciso di cominciare a farmici delle chiacchierate proprio ragionando sulla sceneggiatura. Dopo un paio di incontri ho detto mi assumo questo rischio di prendere come protagonista uno che non ha mai fatto nulla, che neanche pensava di fare l'attore, ed è stato un risultato fantastico perché Mattia ha colpito tutti, sia sul set che fuori dal set. C'è il mio montatore che si chiama Gode Rossi, che ha lavorato con Pasolini, con Fellini. Quando ha visto Mattia lavorare dice mi ricorda Franco Citti prima maniera. C'è un impatto visivo e di comunicativa che sono defraganti. Infatti nel film si ride molto con lui, ma ti fa anche molta tenerezza. E quindi diciamo, sono contento di questa scommessa vinta contro il parere quasi di tutti, che dice ma come, personaggio così importante, prendi uno che non ha mai fatto niente, ci sono tanti bravi attori che hanno già fatto cose, tutto quanto. Dico sì, però nessuno mi convince come questo ragazzo qua. E devo dire che alla fine, vedendo il materiale, anche i produttori, il distributore, oltre che al montatore, mi hanno detto c'ha una faccia pazzesca, tant'è che la mia agenzia, che poi è un'agenzia importante, la TNA, l'ha messo subito sotto contratto, cioè l'hanno preso in agenzia proprio perché sono rimasti colpiti anche loro da questo giovane attore nuovo che non ha mai fatto nulla e che è al suo primo film.